Professoressa Anna Maria Genovesi, volto noto soprattutto tra gli igienisti, ma non solo, ci ha parlato della relazione tra igienista e odontoiatra, della collaborazione. Non sempre una cosa facile, vero professoressa? No, non è una cosa facile, soprattutto oggi che ovviamente con le branche specialistiche ovviamente si perde un po' di vista questo rapporto con l'odontoiatra, perché ovviamente ogni odontoiatra ha la sua specialità. Quindi spetta all'igienista dentale diciamo recuperare questo rapporto con il team, ma anche e soprattutto col paziente. Quindi spetta all'igienista dentale la comunicazione e ristabilire col paziente un rapporto umano che si perde un po' con queste branche specialistiche. Questo è quello che succede mediamente nel campo dell'odontoiatria, si parla di relazione medico-paziente. E dal suo punto di vista l'igienista può fare qualcosa in più rispetto all'odontoiatra? Sì, perché l'igienista, se ci pensiamo nell'ambito delle professioni sanitarie, è la figura che vede più spesso il paziente. E nella mia presentazione parleremo proprio della diagnosi, della raccolta dei dati clinici, che non deve essere una diagnosi fine a se stessa, ma proprio per recuperare, per valutare quelle che sono le necessità del paziente. L'igienista dentale è un po' la personal trainer del paziente, poiché lo vede spesso e può appunto valutarlo dal punto di vista della salute orale, generale, ma anche psicologica. Quindi l'igienista fa in qualche modo anche lei diagnosi? Può succedere che non coincida con quella del dentista? No, la diagnosi dell'igienista è più una raccolta di dati clinici, più che una diagnosi nei confronti di una terapia, cioè questa raccolta di dati ovviamente serve anche alla diagnosi dell'igienista, che deve valutare la gravità di una situazione per poterla poi approcciare dal punto di vista clinico, organizzare anche un piano di cura, però mirato all'igiene. Non dobbiamo mai sfociare in diagnosi che non ci spettano. Quindi la definizione dei ruoli diventa Diventa fondamentale. fondamentale, assolutamente. Grazie professoressa Grazie e a lei, complimenti. grazie, Grazie. grazie tante.